questa iniziativa è importante proprio per le due ragioni: da un lato tenere alta la memoria purtroppo delle 28 vittime dei giornalisti italiani uccisi dalle mafie, dalla camorra e dal terrorismo, quindi la memoria è un dato importantissimo; dall'altro tenere alta l'attenzione sulle intimidazioni, sulle minacce, su episodi gravi che purtroppo continuano nei nostri territori, territori di Napoli, provincia, Caserta e provincia e non solo. E in questo senso quindi è importantissimo il lavoro che Ossigeno per l'informazione porta avanti in tutta Italia, ed è importante che il Comune di Quarto abbia risposto subito, tra i primissimi a rispondere. Dall'altro è importante appunto essere vicini ai colleghi, e quindi in questo senso noi dobbiamo sempre ringraziare anche il forze dell'ordine, il grande lavoro che portano avanti i magistrati e anche le prefetture, soprattutto quelle di Napoli e Caserta, che ci sono, devo dire, sempre vicine. Sono cambiati in questi anni i prefetti, i questori, però abbiamo trovato sempre, naturalmente nei limiti, perché non tutti possono avere scorte, però ci sono poi varie forme di tutela e di sicurezza dei giornalisti che cerchiamo di fare applicare. L'ultima cosa che voglio dire, grande solidarietà dell'ordine, del sindacato, per Roberto Seveno e Rosaria Capacchione, che hanno subito un attacco che ha sollevato una protesta in tutta Italia negli ultimi giorni.